Buongiorno a tutti, oggi inquadratura diversa e anche voce diversa, perché se mi seguite su Instagram sapete che sono risultata positiva al Covid qualche giorno fa e non sono ancora in condizioni tali da mostrarmi né condizioni che hanno reso possibile il prepararmi visivamente, ecco. Sono particolarmente stanca e quindi penso che questo unboxing lo vedrete così. Mi dispiaceva lasciare il canale senza video un'altra settimana e almeno, insomma, questo unboxing ce lo vediamo insieme con questa nuova momentanea ripresa. Spero di riprendermi il prima possibile, ma come sapete, questo Covid mi ha particolarmente messa a terra. Ma speriamo, insomma, di guarire presto. Bando alle ciance, ora ci apriamo appunto l'Illumicrate di giugno e adesso ci vediamo il tema, eccolo qui, del mese che è Fight for the Future, giugno 2022 e questa è la spoiler card che mi sistemo qui. Dunque, direi di prendere l'item più grande che vedete anche qui, che è una tazza dedicata a Girls of Paper and Fire. Questo è il packaging, molto bello. E adesso ce lo apriamo. Ok, questa è la tazza, belli con tutti i colori molto caldi. Qui abbiamo la scritta dell'Illumicrate e l'interno è semplice, non c'è nulla. E questo è il primo oggetto. Sinceramente, di tazze penso di poter mettere una rivendita. Dunque, vabbè, vediamo un po'. Mi sembra. Ok, sì, è un passaporto che adesso ci apriamo, ispirato a A Closed and Common Orbit. Molto bello questo blu. Con le scritte dorate, io il mio passaporto credo di averlo perso. Comunque, questa è la scritta e appunto abbiamo tutte le linguette per inserire il passaporto e qualcos'altro, credo. Al tatto è molto morbido, sembra pelle vellutata, ecco, però come potete vedere. La cosa che risalta più agli occhi sono, insomma, il blu con questa scritta dorata che è anche molto azzeccata, direi. Poi andiamo avanti. Sarà una dialogue che green. Ah, ok, sì. È la lettera dell'autrice, probabilmente questo è il libro che troveremo. Lettera dell'autrice con questo motivo, mi verrebbe un art, beh, insomma, non ci sono personaggi per richiamarla arte, è un po' così, però vabbè, vedremo. Abbiamo subito il libro del mese, però ci sono altri. Ci sono dei segnalibri, ragazzi, eccoli qui, molto belli. Sono di un verde acqua. E sono ispirati a Jade City, libro che io comunque non ho letto. E qui abbiamo la frase, sono molto belli. Io amo i bookends molto. E quelli i più belli che ho ad ora sono quelli del Signore degli Anelli. Comunque, abbiamo una book sleeve fatta in maniera diversa da solito. Ecco, la prima volta che ricevo una book sleeve a forma di quaderno, vedete? E qui si può chiudere così, in questo modo. E vi dico già, è molto meglio così, anziché metterla nella pochette. È molto bello perché potete aprire e chiudere in qualsiasi momento e non estrarre ed inserire. Molto bella questa book jacket, chiamiamola così, ed è ispirata a The Dark Artifices. Molto molto bella. Ah, scusate, non ve l'ho fatta vedere tutta.
È molto bella, sì. Questo credo, vi dico già, è l'item, il mio item preferito. È decisamente il mio item preferito questo. È la prima volta che lo vedo, sì, 10 e lode questo item. Ok, guardiamoci il libro del mese che insomma ci siamo già spoilerate con la lettera dell'autrice. Ed è appunto We All Fall Down di Rosie Zarbo. E guardate che bello! Bellissimo, bellissimo questo dettaglio, molto bella questa edizione. Ok, potete vedere tutti i dettagli in oro, firmato dall'autrice. Ok, senza copertina. Non abbiamo nulla, è semplicemente verdone con la scritta dorata. Ce lo spulciamo un pochettino. Ok, qui abbiamo il prologo. E credo sia... Sì, non ci sono mappe, cercavo una mappa in realtà, ma no, non ci sono mappe. All'interno molto semplice, però molto bello questo stencil. Sì, vedrete anche voi che non è centrato il cerchio, è più verso il bordo. Qui ci manca un po', però insomma, è bello lo stesso. Adoro. Ormai le copertine con gli stencil in questo modo. Ok, ragazze, questo è il bottino dell'Illumicrate di giugno, molto bella, molto originale, con item variegati. Il mio preferito, ve l'ho già detto, lo ribadisco, è questo, perché è un modo diverso di riporre, per riporre i libri e anche per leggerli, insomma, molto bello. Interessante anche il libro. Sono un po' in rilento con le letture a causa Covid, mi sono dovuta totalmente fermare. Spero di riprendere il più presto, anche perché l'11 devo pubblicare una recensione, non ho ancora finito il libro e spero di riuscire. Ecco, niente, fatemi sapere qual è l'oggetto che più vi è piaciuto, se anche a voi ha colpito questo e spero di rivederci presto in condizioni migliori. Un abbraccio grandissimo, alla prossima, ciao a tutti!